Oggi vi portiamo lungo le strade segnate dalla bellezza della cartapessa nel centro storico di Lecce. Un percorso suggestivo tra l'architettura barocca e i colori forti delle statue messe in bella vista all'esterno delle botteghe. Anche semplicemente passeggiando si può riscoprire una delle arti più antiche del Salento, che dal XVII secolo ad oggi ha saputo diventare una delle attività principali del territorio e attrazione per tanti turisti. Per me personalmente rappresenta tutto. Per il territorio e comunque l'arte, la nostra arte, no? Un artigianato artistico che va avanti dal 1500 è la nostra arte, un'arte antica, un'arte che ci regala tanto per chi ama lavorare la cartapesta. Guacci, ad esempio, Guacci è stato l'unico stabilimento in Italia a Lecce che è grandissimo e che comunque ha vantato grandi artigiani, grandi maestri, e la cosa bella della bottega Guacci era che ognuno era esperto e specializzato in qualcosa, dalla scultura proprio, ma anche alla lavorazione proprio della cartapesta, quindi chi realizzava l'orecchio destro, chi realizzava l'orecchio di sinistro, chi realizzava l'immagine scultoria destra, chi sinistra, e questo era anche un segreto poi, no? Perché in questa maniera nessun scultore riusciva poi a realizzare il sinistro bene come il destro. Questo filo di ferro noi facciamo una struttura che viene poi impagliata, ecco qui c'è l'impagliatura, vedete, per formare così un manichino. Su questa struttura noi poggiamo la testa, le mani e i piedi, che sono fatti in argilla. Una volta che noi abbiamo preparato quest'anima, questa struttura interna, incominciamo a vestire. La carta naturalmente viene chiamata proprio carta pesta, non è cartoncino ma è carta riciclata, cioè carta, giornale trattato con la fibra e cellulosa. La fibra ci deve essere perché noi ogni volta che bagniamo la carta con questa colla che viene fatta sempre da noi, acqua, farina e solfato di rame, mettiamo un po' di solfato di rame in modo da non far attaccare i vermi. Nel tempo la carta si è ammorbidita, vero? La carta si è ammorbidita e siccome, come dicevo prima, deve essere necessariamente fibrosa, ecco, vedete, io se avessi in mano un altro tipo di carta, come se fosse un tessuto, e io la posso modellare. Altrettanto importante è la fase della pittura. Sì, è molto importante perché si dà, diciamo, una forma a quello che noi abbiamo fatto, no? Lo personalizziamo ancora di più, a seconda appunto dei gusti delle persone, quindi cerchiamo di avvicinarci quanto il più possibile a renderlo reale, ecco. Una vera e propria arte, quindi, che merita un suo museo, uno spazio espositivo dove mettere in bella mostra le migliori creazioni.